Cosa vuol dire fare ferromodellismo oggi? Vuol dire avere tanta passione e soprattutto incominciare con poco, come tutte le cose, piano piano. Ti devono appassionare intanto il modello e devi avere passione per la costruzione, la manualità. Perché senza quello il ferromodellismo oggi come ieri non ha significato, perché far girare i trenini è una cosa elementare. Il bello è costruire il plastico intorno al trenino e poi anche montare, fare dei treni, eccetera. Quindi la manualità soprattutto e la passione per la ferrovia che viene a me è venuta da bambino. E come dice un amico, una malattia incurabile che non ha antidoti. Sicuramente per un ragazzo giovane il digitale non spaventa. Io sono una generazione che è nata con l'analogico, anzi con i trenini si alimentavano con le batterie, con le pile, per cui magari la mia generazione che ha problemi col computer, fare girare i treni con digitale può essere leggermente problematico. Per un ragazzo giovane che ha una generazione che nasce praticamente così, penso che non ci sia nessun tipo di difficoltà. Il digitale ti porta molto più vicino alla realtà nella, come posso dire, gestione del plastico, perché puoi far andare più locomotive contemporaneamente a velocità diverse, su itinerari diversi, cosa che con l'analogico non era possibile, o era possibile in parte, ma nel plastico c'erano tutta una serie di fili, sezionamenti, tanti cavi. Invece l'analogico, tramite i due binari, mette in circolo delle correnti codificate che sono diverse ognuna per ogni locomotiva, per cui con un computerino veramente piccolino riesci a dare istruzioni diverse in contemporanea a diverse locomotive, cosa che col sistema analogico non era possibile fare. Ma innanzitutto frequentare un negozio, ad Aosta ce n'è uno, al Paradiso dei Bimbi, dove c'è una tradizione di questo, e il negoziante è in grado di consigliarti. Dopodiché, se vuole iscriversi a un'associazione tipo la nostra, in cui c'è presente una sezione modellistica, viene alle riunioni, si confronta con i vecchi, virgolette, non solo di età, ma anche di esperienza, che sicuramente danno consigli, eccetera. Molto però va all'iniziativa personale, cioè se uno ha la manualità, indipendentemente che faccia un plastico ferroviario, che faccia una scenetta statica con, non so, carri armati o aerei, il principio è quello, la voglia, la passione e il piacere di farlo. Allora, l'Associazione Museo Ferroviario Valdostano abbiamo una sede operativa piccolina, non apribile al pubblico, ma comunque se qualcuno vuol venire su appuntamento può venirci a trovare, è nel fabbricato viaggiatori della ex stazione di Cardil-France. Specifico fabbricato viaggiatori perché è il fabbricato, la stazione, no, ma in realtà tutti identifichiamo la stazione con un manufatto dove ci sono i servizi, la biglietteria, eccetera. In termine corretto si chiama fabbricato viaggiatori. All'interno di questa ci sono ancora dei locali che servono per la rete ferroviaria, per far funzionare gli scambi, e due stanzette nostre in cui abbiamo il nostro plastico sociale, la stazione di Arvier, e dei cimeli, documenti, cose che abbiamo raccolto negli anni relative alla storia della ferrovia in Val d'Aosta. Grazie. Grazie a voi.